Fabio, lavoro sulla scenografia, una porta. Laura con la tenda e poi la scenografia che non è la nostra, ma si vede ovviamente. E questo è quello che significa fare delle modifiche su un palco che ci è costato, ma che il proprietario ovviamente non affitta solamente a noi, ma anche dell'altra gente che, come vedete, fa delle cose strane, cioè fa dei pannelli un po' così, a modivela. E tra l'altro, come vedete qui, giusto prima di venire qua, ho lavorato e vado in teatro. E cosa c'è? Spazzolini e dentifricio. Qua si accenna un po' uno dei nostri pannelli, come vedete la differenza tra le decorazioni italiane e le macchie svedesi. Poi andiamo avanti, entriamo dentro, c'è il nostro Fabio qui, che lo vedo parecchio provato e stanco, infatti scappa per non farsi vedere perché ha una faccia irriconoscibile. Vediamo se ci degna di uno sguardo, neanche quello. Sto cercando delle viti, qualcosa. Faccio un portale, giusto il portale di casa Daud. Vediamo, una poltroncina simpatica, in stile. Ciao Fabio. Ciao. Ciao, com'è? Benissimo, siamo quasi pronti. Sì, Bene, bene. Di qua si vede l'istituto Chumley. Siamo nello stretto, siamo molto stretti perché appunto il palco è occupato, direi, da un'altra scenografia che poco consona alle potenzialità del palco, direi. Comunque funzionale, tutto è funzionale in Svezia, però alla fine ti rompe un po' i coglioni. Eccoci qua, e laggiù in fondo troviamo qualcosa che si fa sempre più interessante. Un ritratto. Il signor Dow e Harvey. E la nostra Laura ha. Improvvisa. Che la nostra Laura ha, stavo parlando del dipinto, in realtà è, se Ciao. vogliamo, ciao, se vogliamo spiegarlo un attimo, che cos'è? È una fotografia di Elwood, che il grande Fabio ha fatto qualche mese fa, che poi Laura ha rielaborato il computer, aggiungendo Stampandola poi a pezzetti, e aggiungendo il coniglio. aggiungendo il coniglio. Tingendo sopra, anzi, aggiungendo del colore ad olio. E qui andiamo ad avere il mixer. Pap. Audio e Ah, luci. questo pannello tenda si monterebbe molto meglio se fosse attaccato, piuttosto che indovinando le misure. Beh, devo dire che la scenografia comunque è simpatica. Molto colorata e simpatica. Per tutto il resto,
c'è Mastercard.